Buonasera, siamo qui con una parte del cast di Linea di Confine per scambiare due battute su questa anteprima per gli addetti ai lavori che stiamo tenendo al Teatro De Rosa di Frattamaggiore. Siamo qui con tre piccole grandi star per sapere un attimino che cosa pensano di questo primo lavoro cinematografico. Allora, la prima è Susy Mennella. Com'è stata l'esperienza cinematografica? Per non risultare banale, vorrei dire è stata una bella esperienza, sa tutte le cose che si dicono. Però per me è stata una bellissima esperienza, mi sono divertita, è stata la mia prima esperienza cinematografica, spero non sia l'ultima. E niente, vabbè, mi sono divertita con Fabio, ho capito tante cose e niente. No, è un film che va visto, è un film che ci racconta la società d'oggi, i ragazzi d'oggi, affronta tematiche importanti come magari il rapporto che c'è tra genitori e figli. È un bel film, un film da vedere e sono contenta di farci parte. Passo la parola. Grazie. Sì, passa la parola ad Arturo, sai, perché tutti gli stanno chiedendo se ha mai fatto il barista nella vita, perché è stato Doc nella parte che interpreta in Linea di Confine, e Infatti, ci risponderà. dopo questo film, infatti, tutti mi chiedono più o meno questa cosa, ma in realtà il barista proprio mai fatto, né in film, né in fiction, nemmeno a teatro è capitata una cosa del genere. E dobbiamo, insomma, dare atto all'estro della penna di Fabio Massa, che ha creato questo personaggio molto colorato e molto simpatico, molto interessante. Infatti interessante è la parola, il tormentone che lo iconizza un pochettino, perché insomma è la cosa che torna sempre, la parola che lui dice sempre e che dà colore a questo personaggio che Fabio ha voluto inserire in questo film. E sono contentissimo di questo, perché comunque al di là del fatto che è un film molto impegnato, ma allo stesso tempo è anche molto leggero, brillante e frizzante per giovani, insomma, e per tutte le classi, insomma, bello, bello da vedere e bello anche il cast. Infatti il clima che c'era dietro era molto, ma molto, molto caldo Interessante. e interessante. Ecco, Interessante. per ritornare, insomma, nel personaggio. Perfetto. Va bene, Allora grazie. passiamo la parola a Iole Carola, che ha interpretato un personaggio un po' particolare nel film. Difficilmente la riconoscerete perché comunque dal vivo è tutta un'altra cosa. Com'è stato interpretare quel personaggio? Vabbè, io ti ringrazio innanzitutto Francesco, è stato molto divertente perché comunque è difficile calarsi in una parte che non può essere nelle tue corde, però scavando in fondo magari ci si può arrivare. I complimenti vanno fatti anche alla truccatrice, che è stata bravissima, mi ha trasformato praticamente. Ed era divertente perché io a un certo punto mi andavo a fare i giri fuori dalla scuola per vedere la reazione delle persone. E vabbè, insomma, è riuscito proprio il personaggio. Ho studiato parecchio per interpretare questo ruolo, soprattutto perché a scuola ero una mezza frana e quindi sono andata all'università, cercavo di capire le persone, le ragazze, quelle là, le più studiose, insomma, un po' diverse da me, come si comportavano, cosa facevano, cosa non facevano. Spero di esserci riuscita. E andate al cinema a vedere Linea di Confine, cioè do la parola a Lucio Ciotola. Sì, infatti ci ha raggiunto la grande guest star del film, Lucio Ciotola, praticamente che come tutte le guest star, diciamo così, ha dato fiducia anche a Fabio Massa per questa opera prima alla regia, e vediamo un attimino i risultati quali sono stati. Innanzitutto un saluto a tutti gli amici da casa e niente, andate al cinema, ritorniamo nelle sale cinematografiche, che è la cosa migliore da fare. Diamo un supporto a questi giovani che sono il cinema, lo spettacolo del domani, del futuro, e se c'è un bel prodotto come quello di Linea di Confine, parliamone, divulghiamone, perché al di là, come dicevano loro, ci sono dei messaggi abbastanza interessanti, abbastanza importanti per quanto riguarda la decadenza di certi valori che stiamo subendo oggi, ma è bello vedere il gruppo che si era creato, questo gruppo di giovani amici che si sono divertiti per far sì che venisse fuori un prodotto che possa divertirvi.
quindi è importante, vuol dire che c'è qualcosa veramente di importante, di interessante dentro, che è quel sentimento dell'amore, del bene. Questa è la prima cosa che bisogna fare. Un grazie va fatto anche alla produzione, che è la Pragma, in collaborazione con Francesco Russo Communication, che è la distribuzione di questo film. Che dire, per quanto mi riguarda, così come tutti gli altri colleghi, Patrizio Rispo, Gaetano Amato, Marina Suma, Vincenzo Merolla, siamo stati pronti ad accettare i nostri ruoli e dare una mano senza compenso, perché questo è un film che è costato pochissimo, e al di là dei grossi costi che portano le grandi produzioni, i famosi film Panettone, noi ci auguriamo di poter dare un momento di messaggio e un momento di divertimento con pochi spiccioli. Andiamo al cinema, linea di confine. Ciao, grazie. Superiamo quindi tutti insieme la linea di confine andando al cinema. Un saluto dal cast tutto e buona serata.